Buongiorno ragazze, benvenuti in questo mio nuovo video. Questo è un video tag sul profumo, un tag profumo ideato da Pinchele 92 e sono stata taggata da Rita for Hair, da Rita del canale Rita for Hair e da The Gabri Shop. Ovviamente ragazze, vi invito ad andare a vedere i loro video. Appunto su questo tag ideato da Pinchele 92. Allora, cominciamo con la primo punto. Prova a raccontare come ti è nata la passione per i profumi. Allora, ragazze, la passione per i profumi nasce, per quanto mi riguarda, proprio dalla mia infanzia, perché mia madre era appassionata di profumi, aveva tantissimi profumi, ha sempre amato i profumi e quindi io sono cresciuta in una casa dove c'erano tantissime boccette di profumi. Ovviamente non stiamo parlando di una collezione grande come quella che ad esempio ho io in questo momento, ma comunque mia madre aveva quei 10 profumi, li aveva, ecco, e li alternava, per cui io sono sicuramente cresciuta con una donna che non aveva mai, cioè non usciva mai senza il profumo. Mia madre era sempre truccata e sempre profumata, anche se stava a casa. Quindi io questo l'ho preso proprio da lei. E in conseguenza io ho sempre visto queste boccette, le ho sempre guardate con ammirazione, avevo quasi paura di toccarle perché mia madre era molto gelosa delle sue cose, però devo dirvi che è nata proprio da lì questa passione e poi è continuata e durerà penso per tutta la mia vita. Odio una fragranza in particolare. Allora, io odio in generale tutti i profumi che sanno un po' di acqua di mare, non mi fanno impazzire. In particolare il profumo che odio di più è un profumo che ha mio marito, di Bond, che costa l'ira di Dio, un profumo che va sui 200 euro, ed è il Wall Street di Bond. Allora, questo profumo Wall Street di Bond ha una nota all'interno acquatica e poi di cetriolo che io detesto proprio l'odore del cetriolo, io non posso sentire questo sentore che un po' non mi fa anche tanto amare le angurie, devo dire, perché anche l'anguria mi dà un po' fastidio come profumazione, però dipende perché nei profumi di solito non è come per il frutto. Comunque questo profumo che ha come nota il cetriolo, che poi mi chiedo ma a chi gli è venuto in mente di fare questo profumo, è un profumo che io detesto perché mi dà, mi sa veramente, alla fine è un profumo che ha un sentore quasi, vi posso dire, di pesce. Insomma, è una roba orrenda che io non sopporto. Infatti mio marito non lo mette più, ce l'ha lì, mi dispiace per lui, quando se lo mette io scappo, vado a farmi un giro perché proprio lo detesto, è un profumo che detesto. Comunque in generale io detesto tutti quei profumi che hanno dei sentori un po' acquatici, ma salini, ozonati, non mi fanno impazzire, ecco, devo dire che non sono nelle mie corde, però poi dipende, bisogna sempre... varia da profumo a profumo. Io mi ricordo che quando ero ragazza un fidanzato mi regalò Rem, ebbene io questo Rem l'ho odiato profondamente, non so se adesso sia cambiato, però a me mi faceva venire la nausea, non lo so perché non ho mai più osato annusare questo profumo perché mi dava veramente fastidio. Allora, finiti, terzo punto, finiti e ricomprati, quale profumo compri e ricompri se finisci? Assolutamente il Magie Noir, ma ce ne sono tanti, ma il Magie Noir è il mio primo amore di profumo, è il primo profumo che mi sono comprata con i miei soldi, è il primo profumo che mi ha aperto proprio la mente verso i profumi, e quindi il Magie Noir di Lancôme è un profumo che io non posso, spero che non lo tolgano mai, ma non posso mai lasciare da parte. Ma ce ne sono degli altri, anche il Charlie Blue è un profumo che mi ricorda la mia infanzia
e io lo adoro perché lo usava un'amica di mia mamma e io lo adoro quel profumo lì, anche se era molto più intenso. È un altro profumo che compro sempre, ma anche il Rare Gold di Avon io lo compro sempre. Diciamo che sicuramente il Magie Noir, essendo il primo profumo che mi sono comprata, resta il più, per me, il più importante. Moda e profumi, abbini i profumi in base a come ti vesti o no? Devo dire di sì, nel senso che cerco comunque, se sono vestita per esempio molto molto sportiva, magari non vado ad indossare un Mitsuko di Guerlain o un profumo, diciamo, molto orientale e femminile. Cerco magari di utilizzare, per ad esempio, una cosa giornaliera, ecco, magari cerco dei profumi che vadano bene anche per andare a fare la spesa, ecco, cioè non dei profumoni con scia, ecco. Però devo dire che più che in base al vestito vado un po' in base all'umore, perché magari se una volta mi sento un po' giù, ho bisogno di qualcosa che mi ricarichi, allora cerco il profumo coccoloso, il profumo più caldo, magari con note di cioccolato, di nocciola, di pralina, ecco. Se invece sono più di buon umore, qualsiasi cosa può andare bene. Diciamo che il profumo per me è più legato all'umore che all'abbigliamento. Ecco, poi ovviamente se uno va in giro, ad esempio, va a farsi una camminata vestita sportiva con i leggings, diciamo, e il Walkman, è difficile che si metta, cioè con le cuffiette, è difficile che si metta, non so, un profumo tipo Jenny, ecco, o tipo Aromatics Elixir. Ovviamente ci si adatta, no? Ecco. Allora, oggi indosso, e lo saprete anche dal video che ho, che sto pubblicando, che è quello dei profumi Avon. Sto indossando Rare Gold perché ho girato questo video e quindi sto indossando il Rare Gold, che è veramente un profumo che io amo e adoro. Anche questo qui è quel profumo che io compro e ricompro sempre perché mi piace veramente tantissimo. Allora, racconta la fragranza che stai indossando ora. Se sei un vero amante dei profumi ed è mezzanotte, sono sicura che indossi uno. Allora, nel parlarvi di questo Rare Gold, vi dico che questo è uno dei miei profumi preferiti di Avon. È un aldeidato femminilissimo. Un profumo che comunque su di me rimane tantissimo, lascia anche un po' la scia. È raffinato, è veramente un profumo super super top. Se volete vi leggo anche le note, anche se appunto avendo fatto il video ne ho già parlato lì. Comunque è un profumo che è del 95 di Oliver Cresp, è un talcato legnoso floreale che ha dentro pesca, ylang-ylang, tuberosa, aldeidi, gelsomino, gardenia, mughetto, ambra, sandalo e vaniglia. Quindi è un profumo che, come ho già detto, a me ricorda tantissimo la Marie di Givenchy, ed è buonissimo, un profumo fantastico. Ovviamente io quando vado a dormire indosso sempre il profumo e vado su profumi molto molto delicati, muschiati, come potrebbe essere il Soft Musk di Avon, come potrebbe essere il Pour Blanc di Avon. Come profumi, diciamo, eau de toilette di solito, oppure anche profumi, mi succede anche di profumi tipo un po' tipo i bonbon malizia, un po' fruttati, leggeri, su questo genere qua. Bene, ragazze, finalmente ho girato questo video. Ringrazio innanzitutto la ragazza che sicuramente andrò a visitare il suo canale perché sarà interessantissimo. La ragazza che ha creato questo profumo, che è Pinkele 92. Ringrazio tantissimo Rita del canale Rita for Hair e Gabri del canale The Gabri Shop, a cui mando un enorme bacio. Grazie per avermi taggata. Io non taggo nessuno, ma vi dico che chi vuole fare questo video è veramente un video carino, sarò felice di vederlo. Grazie a tutti e ciao!